Sanità, risoluzione unanime per affettività e sessualità delle persone con disabilità. Il Consiglio regionale la approva con 35 voti a favore. Mostre Gesto e Materia di Jonathan Francesconi a Palazzo Bastoggi. L'esposizione è visitabile fino al 18 ottobre. Scaramelli, un artista che lega la Toscana alla tradizione della cartapesta e del carnevale. Innovazione, Mazzeo ha incontrato le start-up del territorio all'Internet Festival di Pisa. Il presidente dell'Assemblea Legislativa: scommettiamo sul futuro e sui talenti che vogliamo veder crescere nella nostra regione. Il Consiglio regionale della Toscana approva all'unanimità con 35 voti a favore una risoluzione per l'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità, alla sessualità per persone con disabilità. La proposta di risoluzione impegna la Giunta ad attivarsi presso la Conferenza delle Regioni per avviare un'azione interlocutoria con il Governo, oltre che di stimolo nei confronti del Parlamento, finalizzata all'approvazione nella presente legislatura di una proposta di legge in merito all'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per persone con disabilità. L'atto di indirizzo presentato dalla Commissione Sanità, come ha spiegato nell'illustrazione in aula il presidente Enrico Sostegni del PD, ha origine da un precedente atto a firma di Jacopo Melio del PD, discusso in consiglio. Sentiamo il commento di Enrico Sostegni del PD. Sì, noi come commissione avevamo avuto dal consiglio l'indicazione di affrontare una mozione a prima firma Melio che affrontava appunto il tema della sessualità e dell'affettività delle persone con grave disabilità. È stato un lavoro abbastanza intenso che ha coinvolto la commissione in più sedute, abbiamo fatto audizioni, discussioni importanti alla presenza anche del consigliere Melio, e questo ci ha permesso di evidenziare come davvero si tratta di un tema sul quale c'è un velo di ipocrisia molto ampio, che parte dall'idea che le persone disabili siano persone asessuate, che non hanno bisogno di una attività sessuale, erotica, di attività di affettività, e allora e questo viene scaricato tutto sulle famiglie, sui genitori, sui caregiver, che da soli si trovano a affrontare questo tema. Con questa risoluzione, abbiamo quella mozione, l'abbiamo fatta decadere e abbiamo fatto una risoluzione di commissione, che per fortuna poi l'Aula ha approvato all'unanimità, noi diciamo una cosa importante, cioè che a livello nazionale con una legge e anche la Toscana inizi a fare un'azione che porti allo sviluppo di un assistente all'affettività e alla sessualità, che non è un sex worker, è una persona esperta che sa come affrontare questi argomenti e può affiancare la persona con grave disabilità, le famiglie e i caregiver e non lasciarli soli. È un grande servizio di civiltà e noi speriamo che dopo la risoluzione questa regione, oltre a porre il tema in conferenza Stato-Regione, possa velocemente dare il via all'elaborazione, alla messa in piedi di un servizio di questa figura, che è una figura che certamente ha un compito importante, che è quello di affrontare i temi e di non lasciare le famiglie caregiver da soli. E adesso le parole di Maurizio Sguanci di Italia Viva, che ringrazia la Commissione e Jacopo Melio per aver avuto la forza di presentare questo atto e Giovanni Galli per l'emendamento. Io voglio ringraziare il consigliere Melio perché non è che ha portato all'attenzione e ha, come dire, scoperto un vaso di Pandora, ha proprio alzato un velo. Cioè, tutto quello che noi sappiamo ma che non abbiamo mai avuto di affrontare nelle aule. Il fatto vero è che noi non siamo ciò che appariamo, ma siamo ciò che siamo. Siamo tutti uomini e donne, siamo tutti carne e sangue, siamo tutti persone pregne di sentimenti, di emotività e di necessità. Questa risoluzione è una risoluzione importante che porta nell'aula, e devo dire recepita da tutti, passata un voto all'unanimità, un tema che è importantissimo, che è la questione dell'affettività e della sessualità anche di chi vive condizioni che non sono pari, diciamo, a quella normalità che noi tutti andiamo conoscendo e professando ogni giorno. È una risoluzione importantissima, spero che non resti solo carta ma che abbia un seguito vero.
perché è giusto affrontare questo tema, ma soprattutto è giusto riuscire a dare delle risposte. Anche Diego Petrucci di Fratelli d'Italia ritiene che questa tematica è sicuramente scomoda, difficile da affrontare ed è molto più facile girarsi dall'altra parte, ma grazie a Jacopo Melio non possiamo non affrontarla. I racconti sentiti in commissione ci hanno colpito profondamente. E adesso sentiamo il commento di Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà. Allora, è un pochino più particolare la proposta fatta, perché si parla della sessualità e della affettività. Sono due concetti che possono essere uniti, ma possono anche essere intesi estremamente diametralmente opposti, perché è ovvio che chi ti insegna la sessualità va bene, è facile. Chi ti insegna l'affettività è altrettanto facile se te ne vuole di affetto, ma cercare di capire l'affettività e farla, diciamo, insegnare l'affettività da parte di qualcuno che lo fa per lavoro, prendendo del denaro, come è giusto che sia il suo lavoro, diventa un po' problematico. Indubbiamente questa legge, che parte da una mozione, quindi è stata sviscerata approfonditamente, è un qualche cosa di innovativo, perché mette al centro un problema che finora in maniera ipocrita è sempre stato tenuto un pochino ai margini. Però adesso dobbiamo vedere come verrà tradotto in pratica, perché la Regione Toscana è un paperwork, cioè riesce a scrivere tutto lo scrivibile, ma poi a portare in pratica ben poco di quello che scrive. La scultura teatrale di Jonathan Francesconi approda a Palazzo Bastoggi con la mostra Gesto e Materia, inaugurata alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli, della curatrice Irma Morieri, della storica dell'arte Daniela Pronesti e dello stesso artista. Fino al 18 ottobre saranno in esposizione opere frutto di 40 anni di attività di un artista poliedrico che ha animato con le sue creazioni la vita sociale e culturale della Toscana, a partire dal Carnevale di Viareggio. Palazzo Bastoggi ospita una mostra di livello che lega la Toscana con la sua storia, con la tradizione della cartapesta, con Viareggio e con il Carnevale, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Sì, Palazzo Bastoggi, il Salone delle Feste, il luogo forse più bello del Consiglio regionale della Toscana, ospita una mostra di livello che lega la Toscana con la sua storia, la tradizione della cartapesca, con Viareggio, con il Carnevale, e questo è un luogo che vedrà esposta questa mostra per alcune settimane, Gesto e Materia di Francesconi, un artista toscano doc che espone le proprie opere. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto presenziare, ospitare come nei propri palazzi, questa come tante altre iniziative per dimostrare quanto gli artisti toscani possano sentire un luogo proprio, quello del Consiglio regionale, per esporre le proprie opere. I visitatori avranno l'occasione di vedere opere realizzate da Francesconi dall'età di 16 anni fino ad oggi e, come ha spiegato Daniela Pronesti. Quella che inaugura oggi a Palazzo Bastoggi è la mostra di un grande artista toscano, non solo scultore ma anche artista del teatro di figura e del Carnevale di Viareggio. Una mostra che racconta le sue tante vite d'artista e come le esperienze maturate nel corso della sua lunga carriera trovino nella scultura una sublimazione.
Quindi sono opere, quelle esposte qui a Palazzo Bastoggi, che raccontano dell'immaginario poetico che Jonathan Francesconi ha costruito, ha elaborato nel corso dei suoi tanti anni di lavoro, con riferimenti che vanno appunto al teatro di figura, alla commedia dell'arte, a grandi classici della letteratura italiana e soprattutto che richiamano l'attenzione su gesto e materia come valori fondativi della scultura. Sentiamo adesso il commento della curatrice Irma Morieri. Qui i visitatori avranno l'occasione di vedere condensati 40 anni di attività del maestro Jonathan Francesconi, quindi sculture da quando aveva 16 anni ad oggi, materie completamente diverse e che esprimono intanto proprio una doppia anima, un eterno e un effimero che pervade tutte queste opere di materiali anche diversi, perché incontriamo i bronzi, incontriamo la cartapesta, incontriamo il legno e figure fondamentali come Pinocchio, Petrusca, abbiamo davvero rappresentati il cavaliere inesistente, quindi la cultura che ha attraversato la vita poi dell'autore. Quindi ho avuto il piacere di poter curare questa mostra ed è stata una grande gioia poterla attraversare insieme a lui. Infine le parole dell'artista Jonathan Francesconi. Ma la mia arte io già non mi sento, perché mi sento un artigiano, uno che lavora con le mani, quindi un qualcosa di più vitale, più carnale. Sento di esprimere delle sensazioni come ho sempre fatto da quando faccio delle cose, dal carnevale che ho avuto tanta un'esperienza a 32 anni e alla scultura, un qualcosa che viene dal dentro. Prima le scrivo, mi annoto delle cose. Poi certe volte mi piombano addosso e dicono: via, mettiti lì e fai qualcosa. Ecco, quindi il sapore del lavoro viene giorno per giorno. Ma il filo conduttore è amare l'arte, prima di tutto. Mi è stata data questa possibilità in casa, che sono cresciuto tra artisti, tra scrittori. E uno degli iniziatori è stato Mino Maccari, che andava a vedere i suoi disegni, i quadri in casa e era come un mio nonno, è stato una persona che è veramente stato presente nella mia vita, Venturino Venturi, che è un grande scultore, e tanti artisti che ti abbracciano guardandoli. Il carnevale è stato l'inizio e sarà sempre dentro di me. La maschera è un qualcosa che ti copre, forse ho una maschera anche in questo momento, non lo so. Però ecco, diciamo, la maschera è molto importante, il Pinocchio perché abbraccia la vita, infatti là sulla sedia viene infilato quel naso perché ha il sogno e è anche un malandrino, insomma Pinocchio poi diventa un bambino come una resurrezione, quindi mi attrae perché è dentro di noi. Illustrare le opportunità che Consiglio regionale e Giunta regionale hanno scelto di dedicare alle start-up e alle imprese innovative del territorio in questi anni, ma anche un'occasione di ascolto e confronto per ricevere suggerimenti e indicazioni sulle ulteriori politiche da mettere in atto. È stato questo il senso dell'incontro pubblico L'innovazione al centro delle politiche del Consiglio regionale, che si è tenuto nell'ambito dell'Internet Festival 2024, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, di Francesca Ciardelli, componente del CDA di Gate Ray, Damiano Bolognesi, presidente di Pontec e CEO del Piccolo Teatro Digitale, e Andrea Di Benedetto, presidente del Polo Tecnologico di Navacchio. L'incontro ha segnato l'apertura dei lavori dell'Internet Festival dopo l'inaugurazione avvenuta sempre alle logge di Banchi, a cui ha partecipato lo stesso Mazzeo. Mazzeo ha ricordato come la Toscana sia stata l'unica regione ad aver approvato 4 anni fa una legge con misure per il sostegno alle start-up innovative. La regione Toscana è l'unica ad aver approvato 4 anni fa, io primo firmatario, una legge a sostegno dell'innovazione, delle start-up innovative, da finanziamenti a fondo perduto per chi ha un'idea nel mondo dell'università e della ricerca e riesce ad avere fino a 50.000 euro per poter partire e trasformare quell'idea in valore, in impresa. E poi il finanziamento, il sostegno alle imprese innovative
che riescono a trovare dei finanziatori. La regione immette le stesse risorse che l'imprenditore, che il soggetto privato investe sull'azienda innovativa. E poi il processo di internazionalizzazione per costruire un nuovo mercato e il premio innovazione per mandare un messaggio chiaro alle imprese innovative. Il rischio di fallire è alto, ma il fallimento non è un peccato. A volte dal fallimento si impara, si può cadere e ci si può rialzare. Questo è il messaggio che voglio mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani. Provate, scommettete sul futuro, costruite cambiamento e noi saremo al vostro fianco. Andrea Di Benedetto ha evidenziato come la Toscana ha davanti a sé una sfida epocale. La Toscana ha davanti, come credo tutta l'Europa, forse tutto il mondo, una sfida incredibile, nel senso che questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale e anche dell'energia sono due sfide epocali che cambieranno il mondo. È chiaro che noi non possiamo stare a aspettare. La Toscana ha due punti di forza enormi. Uno è il suo sistema innovativo legato all'università, al CNR, ai centri di ricerca, ancora di eccellenza a livello internazionale, e quindi la capacità di spingere questa conoscenza verso un'economia, un fatturato, posti di lavoro. Le start-up toscane negli ultimi anni sono cresciute moltissimo come ambizione, come mercati, come voglia di diventare, quello si dice, unicorno in gergo, quindi aziende che valgano da 1 miliardo in su, non per i soldi in sé, ma per il tipo di crescita esponenziale che ci si immagina da tecnologie di questo tipo. Questo è la priorità a livello di innovazione, cioè portare i nostri innovatori all'interno di un ecosistema mondiale che è molto veloce e nel quale possono competere molto bene. La seconda priorità e la seconda sfida è quella della Toscana, diciamo, del passato, che si sta aggiornando a grande velocità, quindi la trasformazione digitale del Made in Italy, della moda, del cibo, del marmo, della pelle, tutto ciò che è stata eccellenza toscana in passato e che con le nuove tecnologie può accelerare ulteriormente. Anche questo, il tema della trasformazione digitale, Toscana X.0 serve a questo, è la sfida che permette alla Toscana attuale di continuare a essere leader nel mondo nei settori in cui lo è sempre stato. Damiano Bolognesi, presidente di Pontec, ha sottolineato come sia necessario uno sforzo per il mondo dell'innovazione. Sì, le sfide chiaramente sono quelle di reperire fondi e risorse per riuscire a scaricare a terra le idee imprenditoriali che le start-up e gli imprenditori hanno rispetto alla loro linea di business. È chiaro che su queste tematiche le risorse pubbliche possono fornire solo una parte del supporto necessario, però è anche vero che ci sono, insomma, tanti altri strumenti a cui gli start-up possono andare a rivolgersi, altri interlocutori per ottenere le risorse necessarie, appunto, per poter muovere i primi passi e testare il loro modello di business. La formazione è fondamentale, a mio avviso, soprattutto per quanto concerne le tematiche digitali, e sarebbe importante che la scuola si occupasse maggiormente di formare i giovani ragazzi fin dalla scuola primaria, perché oggi la sfida della digitalizzazione permea qualsiasi ambito di business. E i ragazzi iniziano e si approcciano al digitale troppo in avanti rispetto al loro percorso di studi, e quindi ritengo che sia fondamentale anticipare il momento in cui, appunto, i ragazzi possono formare almeno le nozioni di base sul digitale. Spaventa la novità, lanciarsi, come dire, gettare il cuore oltre l'ostacolo. È chiaro che per farlo serve un po' di coraggio, ma serve anche consapevolezza, e va fatto in modo ponderato, perché il modello di business o l'idea che ogni ragazzo pensa essere unica, eccezionale e, diciamo, imparagonabile, a volte non lo è proprio, e quindi testare il modello di business, confrontarsi con dei soggetti che aiutano a verificare e a rendere consistente il modello di business è un elemento fondamentale per avere qualche chance in più di successo.
perché altrimenti si rischia veramente di fare un salto nel buio e non avere poi consapevolezza piena del potenziale della propria idea. Della difficoltà per le imprese di fare aggregazione ha parlato Francesca Ciardelli. Allora, noi nasciamo nel 2018 ormai qui a Pisa nel Gate Center come Gate SPA, 2022 come Gate 3 SRL per esportare il modello anche in altre realtà oltre alla regione toscana, con l'idea proprio di creare dei centri fisici di aggregazione per le imprese, restituendo anzitutto al territorio immobili di prestigio, immobili storici, quindi recuperandoli e restituendoli alla cittadinanza e al mondo dell'impresa, e creando queste aggregazioni proprio di imprese residenti all'interno di questi centri, per facilitare il trasferimento tecnologico e per incubare le start-up, diciamo, di giovani che magari hanno un'idea imprenditoriale anche eccellente, ma che poi non riescono ad avere gli strumenti di accesso, sia gli strumenti di tipo finanziario, ma anche i servizi qualificati di cui necessitano per poter sviluppare e portare a mercato un'idea che può essere anche vincente, ma che poi ha bisogno di gambe per poter arrivare. Quindi noi cerchiamo di aiutare queste realtà a far nascere, far crescere il loro business, accompagnandoli proprio dalla fase della costituzione alla fase poi di test di mercato. E chiaramente poi questi centri diventano anche diciamo luoghi di incontro anche per la cittadinanza, per le istituzioni, per il mondo della ricerca, per facilitare proprio il trasferimento sul mondo imprenditoriale dei risultati della ricerca di base e della ricerca applicata. Qui a Pisa abbiamo 3 università, quindi si lavora tanto in questo senso, ma molto spesso notiamo che poi non c'è questo facilità nel trasferire al mondo imprenditoriale i risultati della ricerca, così come non è facile per le imprese aggregarsi, perché molto spesso, un po' per cultura, un po' per storia, ma le imprese tendono a considerarsi dei silos, cioè dei soggetti unici, anche abbastanza chiusi. Invece, a nostro avviso, le sfide che ci sta portando la nostra realtà, quindi un mondo globalizzato, un mondo che cambia continuamente, cambiamenti socio-economici, cambiamenti nel mondo del lavoro, richiedono di accompagnarci, cioè di avere un atteggiamento molto più aperto, più collaborativo, per poter arrivare a continuare a essere competitivi in casa ma anche all'esterno. Il ruolo della regione ovviamente è importantissimo, perché può mettere a disposizione quegli strumenti che aiutano poi le imprese, quindi bandi di finanziamento sicuramente, progetti. È stato un importante momento di scambio e di raccolta anche di quelle che sono le esigenze del territorio, le esigenze degli imprenditori, e quindi gli strumenti che la regione può mettere poi a disposizione, veicolando anche i fondi europei, che poi sono la parte, diciamo, preponderante per realizzare questi progetti e poterli portare a realizzazione.